Ed eccolo qua, finalmente l'abbiamo trovato. Questo è il Sacro Graal. Questo è lui, ragazzi, è lui. Per favore, aiuta questa povera donna. Clicca qui per riparare la sua casa. Questo è il Sacro Graal dei giochi scamuffi di salvare i bimbi che muoiono e schiattano in tutte le maniere più atroci possibili. Questo qui è il... Allora, ne abbiamo già provati due. Ci ho dedicato tre puntate a quei due giochi del cacchio. Però quello delle viti poi non era tanto male come meccaniche, però era un altro gioco e poi hanno riadattato questa cosa dei bambini che schiattano. Comunque, andiamo a salvare. Qua c'è sta la ba... Ecco, questo qua è il gioco che c'ha mio padre sul telefono. Questo gioco qui non è più possibile scaricarlo dagli store, Google Play, perché l'hanno rimosso, l'hanno tolto. Ma la stessa casa c'era un altro che è quello che abbiamo visto nella scorsa puntata. Quello Tile Master. Questo qua invece non è più disponibile, probabilmente perché era troppo controverso e associazioni dei genitori hanno fatto io questo gioco. Come vedete qui è più, perché infatti questo è più grave, cioè è più pesante. E sto gioco qui infatti andrà anche nella rubrica giochi fantasma, perché questo è un gioco qui oggi non è più possibile giocarci. Io l'ho recuperato in maniere strane, in maniere particolari. Allora, come vedete qui c'è la bambina bionda che si sta a morire di freddo, c'è la mamma con col bimbo in braccio, la finestra è rotta. Prima cosa dobbiamo riparare sta cacchio di finestra, se no tutti i giochi sono così, se non è una finestra rotta è un muro rotto, quindi andiamo a giocare. Dobbiamo riparare la finestra. Che qualcuno gli ha tirato il sasso, come a Lillo nel telefilm, non so se avete mai visto, Io sono Lillo, stagione 2, che gli tirano i sassi dentro le finestre. Allora, questo è ancora più stupido dell'altro gioco, però vedete, vabbè, il primo livello è super stupido, si sa, però la meccanica è la stessa, e la software house è la stessa. Per la serie non siamo capaci manco a fare un puzzle game decente. Ok. Andiamo a fare livello 2, dobbiamo prendere almeno 3 stelle per riparare sto game. Però mi pare più veloce, almeno il gioco è più veloce. Almeno ce la caviamo prima, credo, spero. Ok. Well done! Andiamo a giocare. Manca la terza e ultima stellina per toglierli d'impaccio. Andiamo con le ghiande, con la rugiada. Gocce d'acqua, siamo pieni di ghiande qua. Sarà contento Don Chuck Castoro, che vedevo di. E adesso finalmente andiamo a fare la prima riparazione, ovvero andiamo a riparare la finestra. Vai. È lo stesso sistema, con l'oggetto che fa lo zoom, e non dà l'idea che davvero l'hai riparato. È fatto proprio male con questo gioco. Cioè il tavolino, il divano, il caminetto. Io direi, forse è opportuno riparare il caminetto, così almeno si riscaldano un po'. Andiamo a fare questi 4 livelli. Per riparare. Ah, questo è il sacro graal di questi giochi di... Cioè, questo è il gioco più merdoso praticamente. Perché qua veramente non si sono regolati con i bambini che schiattano. Quindi. Ok. Nuovo potenziatore. Già lo conosciamo questo. Vedete, è uguale all'altro gioco, solo che qua il gioco è un po' più veloce. Ci sono anche qua i tutorial, ma sono più veloci ed è più veloce da skippare la roba. Sembra tipo che il gioco sia più leggero, una cosa del genere, capito? Quindi gira molto più veloce. E noi siamo contenti perché finiamo prima di giocare sta schifezza. Pure questo è un gioco che una volta fatta sta puntata, o al limite, non lo so, io penso di fare una sola puntata su sto gioco. Questo è pure un altro gioco andare nel secchio, lo dico subito, eh. Una volta fatto. Ok. Dobbiamo raggiungere le 4. Purtroppo ho sbagliato a prendere la rugiada che sta sotto. C'è l'avvocato. Prendiamo l'avvocato. Eccolo. Ok. Queste non so che frutto è, boh, blueberries, che sarebbero le, non lo so, le... Che cacchio sono le blueberries? Sono le cose, i lamponi. I lamponi, credo. Ok, quindi adesso quanti ce ne abbiamo? Le stelline? 4, quindi possiamo riparare il caminetto. Andiamo a riparare il cacchio di caminetto. Vedete, però va molto più veloce questo gioco rispetto a quello che
della prima e della terza puntata, della scorsa puntata, che ho disinstallato quel gioco, ho levato proprio. Ma sì, però il caminetto dove t'accende, se no state da capo a 12. Questo due cretine questo. Allora, c'è stato tipo un. Che è un tavolino quello a destra? No, uno sgabello. Che mi frega tu lo sgabello? Io devo riparare il divano a questo, se no gli si fa il culo quadro. Il culo quadrato gli si fa col divano. Col divano rotto. Dopo gli arriva la scoliosi e anche la scoglionosi, come sapete. Dobbiamo farne quante? 4 o 3 per riparare il divano. Vediamo un attimo. 4, sono troppi. Siamo a una stella. Altre 3 stelle, dai. Ah, Ghianda stava sotto nascosta, capito? Vai. Nuovo potenziatore. Sono gli stessi power-up dell'altro gioco, vedete? Perché la software house è la stessa, il gioco è più o meno lo stesso, solo che è più leggero. C'è una grafica più semplice, però per me artisticamente, vabbè, artisticamente si fanno cagare tutte e due. Però è un pochino migliore, dai. È un pochino migliore, secondo me, come grafica. Cioè, proprio lo stile dei disegni mi piace di più questo. Però sono sempre brutti i disegni, eh. Però sono un filino meglio, dai. Pure la musica si ripete sempre, però è un po' più piacevole dell'altro gioco, che era veramente inascoltabile. Dai, con questo arriviamo a 4 e finalmente possiamo riparargli il divano. Stavo per morire. Come disse un famoso luminare, mio figlio poteva morire. Andiamo a giocare. Ok, allora. 4. Andiamo a riparare sto cacchio di divano. Almeno state col culo comodo. Oh, mo' è un po' più contenta la mamma, vai. Devo riparare la luce, il tavolino e lo sgabello. Direi che la cosa più importante adesso è la luce. Quante ne servono? 2, dai. Andiamo lisci con 2. Perfetto, sono andati col turbo proprio. Mi ha regalato 100 monetine, ma non mi servono, non le voglio. Ok, ci serve un'altra monetina, così ripariamo la lampadina. Ah, ho sbagliato con le farfalle, non so dov'è la terza farfalla, raga, siamo fregati. Ok, ho beccato una farfalla, buono. Ecco, farfalla era nascosta, l'ultima. Ok, andiamo a arrivare alla lampadina ora. Ho un po' di luce. Ma che manca il tappeto? Oh, mo pure il tappeto. Che facciamo? Ripariamo il tappeto così la bimba può giocare sul tappeto? Servono 3 stelline. Però qua non ci sta nessun livello che ti dà tante stelle, almeno per ora. Mentre invece negli altri giochi, ricordate, ogni tanto capitava il mega livello che ti dava più stelle. E là finalmente dicevi, ah, per fortuna giochiamo di meno a sta schifezza. Comunque. Forse c'è anche qua più avanti quella cosa, perché comunque la software house è la stessa. Abbiamo la calamita che attira le cose uguali. Ma mi attira altre farfalle. Ok, ma dopo questo dovremmo riuscire a sbloccare un'altra riparazione. Comunque, questa formula del gioco, non dico il gameplay di sta schifezza di rompicapo puzzle game stile Mahjong e Shanghai. Dico proprio sta formula di fare
che deve aiutare le bambine in difficoltà, le mamme in difficoltà. È una cosa che se la sono studiata e che tutti hanno copiato perché attira molto i giocatori. Cioè, sono fatto dei non solo salvare bambine e mamme, ma pure riparare le case. È una cosa che attira diversi tipi di pubblico. Più che altro sono le casalinghe che vogliono salvare le bambine e le mamme, ma pure certi maschi, tipo che vogliono salvare bambine e mamme, ma anche il fatto di semplicemente riparare la casa. Perché è una cosa tipo da maschio alfa il riparare la casa, no? Quindi, ok, i giocattoli pure sono stati riparati. Andiamo avanti. Sto giocando un po' a caso, è capace pure che sbaglio, mo. Infatti sto per bloccarmi, purtroppo. Ok, ce l'ho fatta senza sbagliare pure se sono andato super di fretta. Vai, livello 18. No, ma fammi giocare. Si è bloccato. Si era bloccato, non mi cliccava più su qualcosa. Allora, vediamo un po'. E purtroppo l'altra farfalla è sparita. Andiamo. Ok, farfalla trovata. Bene, vediamo un po'. No, che 600 monete. E non è disponibile perché ho staccato internet, sennò perché? Che dobbiamo fare un altro livello per poter riparare il tavolino. Ma voglio riparare il tavolino, raga. Ok, ma che devo fare? Ghiande? Vai con la ghianda. E mo cominciano a essere tanti blocchi. Mi si stanno un po' intrecciando gli occhi, eh. Perfetto. Adesso ripariamo il tavolino. Vai col tavolino, fammi riparare questo tavolino. O non si clicca, fammi cliccare. Tavolino. Tavolino ottocentesco che vale 200 milioni di dollari. Dai, facciamo questi ultimi tre, così ripariamo il coso, lo sgabello, che non so che cacchio. Ma andiamo sparati, tanto ci abbiamo uno slot in più. Altri due. Andiamo. Ok, farfalla presa. Aia, ecco, dobbiamo usare il più uno, mi sa, che mi sono bloccato. Per la fretta ho fatto casino. No, 600 monete ne voglio, fammi andare. Ok, dai, ci manca l'ultimo. Poi ovviamente ci sarà pure quello della scopa per spazzare per terra, mannaggia loro. Come spazio finito, ma non rompere le palle. Tocca rifare da capo perché ho sbagliato qualcosa. Sono troppo di fretta, ragazzi. La fretta mi ha fregato. Allora, andiamo un po'. Così facciamo. Bene.
Olè. Ok, abbiamo fatto anche questo qui. Cos'è? No, ah, era il passeggino, era quello. Ma per una scatola. Ah, perché il bambino dormiva nella scatola. Mo dobbiamo cambiare la carta da parati. No, di solito c'era la scopa che ti faceva tutta la stanza, definiva la stanza. Invece mo c'è la carta da parati. Che palle, vabbè. Proviamo sta carta da parati. E qua non vedo più triple. Come facciamo? Ok, mi manca una carota qua. Ok, beccata la carota. Perfetto. Ci mancano, dai, altri due stelline abbiamo fatto, spero. Ci manca una conchiglia qua, eh. Conchiglia. Le pummarole. Ok, abbiamo finito anche questo. Quanto ci manca? Però ci manca l'ultimo, vero? Ci manca l'ultima stellina, dai. Ma livello difficile, ahiaia, come se ci tocca usare i bonus, eh? T'avverte che sto livello è difficile. Stavolta vado un po' più cauto. Vediamo se riusciamo a non farci fregare. Io provo a farlo senza usare i bonus, però qua sti livelli difficili sono scammoni e capace che i bonus sono necessari assolutamente. Tipo qua già devo sprecare due blocchi per poter fare sta cosa. L'uva, ok, con l'uva abbiamo rimediato. Ok. Dai, sono andando benino, sono. Dai, sono riuscito a farlo senza usare i bonus, dai. È stato un po' di attenzione nell'osservare. Ci abbiamo fatto. Ok, adesso andiamo a finire la stanza, spero. Spero che questo sia l'ultimo della stanza, no? Ok, è riuscito a fare la scopa. Perfetto. La stanza è diventata bella. I muri rotti si sono riparati magicamente. Ah, mancano i vestiti per le nostre due povere disgraziate. Servono 4 stelle. Che passo, gioco insopportabile, ragazzi. Io mo lo cancello, lo dico, eh. Fino a questa puntata lo cancello. Però quello delle viti mi sa che me lo tengo perché quello non era male, eh. Magari poi ci rigiochiamo anche. Perché quello delle viti era quasi decente, dai. Ok. Facciamo i diamantini. E qua adesso cercavo di non bloccarmi, raga. Bene. Dai, fuori uno, ne mancano tre. Dai un po'. Sì, allora, qua ci sono i Lucky Clovers, che li chiama Lucky Clovers, che vuol dire quadrifogli fortunati. In realtà non so quadrifogli, so pesche, non so. Ma poi uno solo me l'ha dato di pesca fortunata. Ma mi sa più per culo, me ne ha dato uno solo. Ok, dai, mancano gli ultimi due livellini, abbiamo fatto, dai. Così vediamo come è fatto sto livello 2 e poi chiudiamo tutto. Mi sono impantanato. No, ce l'abbiamo fatta, dai.
Vai, manca l'ultimo livello. Dai, 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 dai. Ultimo livello. Qua già vedo problematica questo livello qua. Ok, solo lui è un po' più complesso degli altri, eh. Un po' di farfalle in giro, dai. Vediamo un po'. C'ho la carota e il fiore colorato. Però non ne vedo di libere cose, tutti occupati. È un casino qua. Qua non posso far molto. Tutti bloccati. L'altra goccia, guarda, dove sta? Cioè, è impossibile. Poi il fiore, le carote pure. Tutto inguattati. Allora, devo per forza usare un oggetto particolare. Allora, faccio così. Prendo sti due. Poi prendo questo. Ok. Non è che mi ha risolto molto, eh. Come cacchio faccio qua? Lo facciamo così. No, che cacchio fa? Ma vai a fare in culo. Dobbiamo rifarlo da capo. Ah, ho giocato male, c'è da dire. Ho pure sprecato dei bonus inutilmente. Ho fatto un casino. Oh, sorella, è complicato, raga. Ok. Bene. Comunque ti suggerisce più o meno quali sono le coppie, però... Tipo, mo mi suggerisce due carote, ma la terza carota dov'è? Sta là sotto nascosta, come la piglio? Non la posso prendere ora. Vedi che il gioco a volte ti suggerisce, ma male, ti suggerisce sbagliato, sto maledetto. Ok. Ok. Ma il fiore mi servirebbe. Bene. Ma c'è il pummarola. Ok, ce l'abbiamo fatta, dai, senza os aiuti, dai. Oh, finalmente, finalmente possiamo vestire le nostre due poverine. Le vestiamo, gli diamo vestiti nuovi. Che vuoi? Ok. E olè, abbiamo finito. La bambina gioca con le macchinine. Come che le macchine? Dovrebbe giocare con le bamboline. L'amore e il sostegno hanno reso possibile la nuova vita della famiglia. Congratulations. Vediamo che mi dà. Bonus vari. Andiamo a vedere ora gli altri livelli. Ma guarda quell'altro, la cucina tizia nella cucina. Questa povera donna ha bisogno del tuo aiuto. Solo che lei stava con la bambina piccola. Qua i giochi li fanno con lo stampino. E terzo è quella che sta con la culla. Ok, allora ragazzi, abbiamo capito il gioco, è tutto uguale qua, tutto uguale. Il modo disinstallo. Allora ragazzi, abbiamo visto, abbiamo fatto. Allora, giocherò a... Aspetta, vediamo un po' animato come... No, che cacchio fa? Ecco, vediamolo un attimo animato. Sì, pure qua c'è la finestra rotta, questa che piagne. Ok, allora ragazzi, la puntata finisce qui. Sto gioco adesso lo disinstallo perché è una chiavica assoluta. Però, se volete, farò un'altra puntata. Gioco quello con le viti che girano, che quello è carino, dai. Sono curioso di vedere come sono i livelli successivi. E poi quello è più veloce. La progressione mi pare più veloce in quel gioco lì. Forse è un'illusione, no? Non lo so. Per questa volta è tutto. Ciao ragazzi, alla prossima!